Ciao da AFSIM, riunione di oggi della FIGC che non ha deciso nulla ma ha lanciato alcune proposte molto interessanti, o forse no, o forse da rispedire automaticamente al mittente. Discutiamone come andrà avanti il campionato di Serie A, come andrà avanti il calcio italiano, perché parliamo anche di Serie B, Serie C e delle altre competizioni nazionali, in attesa che la situazione di emergenza sanitaria venga risolta. Speriamo ovviamente il prima possibile. Intanto fino al 3 aprile è tutto impacchettato, è tutto chiuso, tutto bloccato, non si gioca, ci si allena, si fa la Champions League, si fa l'Europa League, ma non ci saranno manifestazioni sportive italiane, quindi organizzate da organismi italiani, neanche a porte chiuse. Questo lo sappiamo bene, ma come può finire questo campionato? E parliamo soprattutto della Serie A. Serie A che ovviamente ha l'esigenza e tempi stringenti perché c'è l'europeo, ci sarebbe l'europeo, e quindi a livello di date, a livello di calendario, ci sono meno possibilità di organizzarsi diversamente rispetto a quello che era stato già previsto. Una differenza però è stata già in effetti introdotta, un cambiamento è stato già varato, e cioè la deadline non è più 24 maggio ma 31 maggio, una deroga perché gli atleti dovranno aggregarsi alle rispettive nazionali in vista dell'europeo dal 1 di giugno. Quindi veramente una forzatura, però è l'unica cosa che non si può evitare, cioè almeno una settimana in più per avere più tempo per recuperare le partite bisogna prendersela. Gli altri campionati, quindi Serie B, C eccetera, non hanno questo problema, quindi probabilmente se la situazione dovesse in breve tornare alla normalità si completeranno, pur andando a sforare su giugno o su luglio. La Serie A per il momento non è in grado di fare questo ragionamento perché l'europeo a tutti gli effetti si disputerà. Bene, io credo che non sarà così. Mi sembra evidente a questo punto che non possiamo ragionare nell'ottica di andare a disputare regolarmente l'europeo di calcio, che è tra l'altro un europeo che per la prima volta, e casualmente proprio quest'anno, si va a disputare su varie nazioni, quindi su un orizzonte geografico molto più ampio e diversificato. Le tre partite del girone dell'Italia si sarebbero giocate, si giocherebbero proprio in Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Si fosse trattato di una singola nazione, magari una che per il momento non ha avuto nessun problema con l'emergenza sanitaria, con il contagio virale, e allora probabilmente si sarebbe potuto fare anche un discorso diverso, cioè dire per il momento è tutto ok, quindi l'europeo si dovrebbe giocare, sebbene comunque si tratta di spostare migliaia di persone verso un unico posto, o verso in questo caso più destinazioni, e quindi creare ulteriori rischi. A prescindere da questo, c'è un discorso che ormai è una problematica di tutta l'Europa, anche gli altri campionati si stanno organizzando, porte chiuse in Francia fino, mi sembra, anche oltre il 3 aprile, anche in Germania se ne sta parlando, anche in Inghilterra se ne è parlato, quindi anche in Spagna, Barcellona-Napoli si gioca ufficialmente a porte chiuse, quindi è una cosa, quella che sta accadendo in Italia, che è solo un'anticipazione di quello che succederà in tutta Europa. Questa è la problematica per quanto riguarda l'europeo, e vi dico, tra l'altro, c'è anche questo, ed è un discorso di soldi che dobbiamo fare anche per la Serie A, e cioè l'europeo come fai a disputarlo a porte chiuse, per esempio, perché un conto è il campionato di Serie A, ma anche Serie B, quindi un campionato nazionale che si gioca tutti gli anni e che è molto lungo. Non c'è problema se per qualche partita giochi a porte chiuse o ci sono anche altre limitazioni, perché comunque lo giochi l'anno dopo e avrai tante altre occasioni. L'europeo si gioca ogni 4 anni, è una competizione UEFA che si alterna ogni biennio con quelle FIFA, ma per quanto riguarda la UEFA la prossima occasione è tra 4 anni. Poi sì, ci sarebbero anche altri tornei, ma voglio dire, principalmente c'è l'europeo organizzato dalla, cioè la Nations League è relativa, c'è l'europeo che è organizzato dalla UEFA, quindi non credo proprio che la UEFA possa consentire, voglia consentire a disputare l'europeo in questa maniera, cioè tendenzialmente a porte chiuse, come sarebbe in questo momento. Quindi forse avranno anche la bontà, oltre che la necessità, di rinviare tutto, sia per rispettare la situazione territoriale, geografica di tutta l'Europa, sia perché hanno anche delle esigenze economiche, e alle esigenze economiche dobbiamo arrivare per parlare delle decisioni che poi verranno prese il prossimo 23 marzo, quando ci si è aggiornati per quanto riguarda appunto la decisione definitiva sul calcio italiano, perché l'intenzione, a quello che trapela dalla riunione di oggi in FIGC, lo ha fatto sapere il presidente di Lega Pro Ghirelli, è di andare avanti per completare tutti i campionati. Bene, ma questo mi sembra evidente, perché
ci si vuole riaggiornare di qui a qualche giorno o settimana per vedere la situazione, per vedere le condizioni e quindi la fattibilità. Ovviamente, perché se dovesse crearsi anche una finestra tra 2 mesi, per ipotesi, per poter completare questo campionato, è una scelta che va a vantaggio di tutti: diritti TV e quindi emittenti televisive, sponsor, ma soprattutto i club, che vanno a incassare dalla presenza degli spettatori negli stadi. Cioè, non giova a nessuno e non interessa a nessuno rinunciare a giocare le partite che mancano oppure giocarle a porte chiuse, cioè agganciarsi, limitarsi in un orizzonte temporale in cui le partite non potranno disputarsi come regolarmente, come di solito. Quindi c'è da essere fiduciosi come tifosi che alla fine la decisione che dovrebbe prendere il sopravvento sarà quella, se ce ne saranno le condizioni, e cioè o se la situazione si risolve presto e quindi c'è tempo anche prima dell'europeo, o se a prescindere da quando si risolve la situazione dell'emergenza sanitaria, l'europeo non si gioca quest'anno e quindi c'è più tempo, c'è più spazio per concludere la stagione anche a giugno, inoltrato addirittura a luglio. In una cosa inedita però, europeo multinazionale, mondiale 2022 che si gioca a dicembre, ormai ci stiamo già aprendo a delle novità, Super Champions, terza Coppa Europea, quindi per una volta che un campionato finisce a luglio non succede nulla di grave. Il punto è quali sono le alternative, ed è di questo che dobbiamo discutere, che sono, ripeto, delle cose abbastanza folli. Lo ha fatto trapelare sempre Ghirelli, e quindi sostanzialmente le decisioni che verranno prese e le valutazioni che verranno fatte anche nel frattempo di qui al 23 marzo saranno in quest'ordine: o si trova il modo di completare regolarmente il campionato recuperando le partite che devono essere recuperate, che sono 4 partite della 25esima giornata, tra cui la famosissima, celeberrima Inter-Sampdoria. Se questo non è possibile, le alternative sono non assegnazione dello scudetto, con semplicemente comunicazione alla UEFA delle 7 squadre qualificate per 4 Champions League e 3 Europa League, oltre che organizzazione delle retrocessioni e promozioni con la Lega B. L'altra ipotesi è invece assegnazione dello scudetto e comunicazione delle varie qualificazioni alla squadra in testa alla classifica ad oggi, ma escludendo la 25esima giornata. Escludendo la 25esima giornata, che non è mai stata completata, e questa però sarebbe una decisione non regolamentare, perché nel regolamento non è previsto questo in automatico, sarebbe una decisione da prendere dopo. Oppure disputare dei playoff, soltanto dei playoff, quindi non completare il campionato quando non dovesse esserci tempo, disputare dei playoff solo per lo scudetto e solo per la retrocessione. Bene, vado per gradi. Non assegnazione dello scudetto. 2006, cosa è successo? Perché nel 2006 è stato assegnato lo scudetto all'Inter? Perché si doveva assegnare per forza? Allora lo vedete che è stato già messo nero su bianco che nel 2006 è stata fatta una porcata. Perché a prescindere da Calciopoli, la Juventus, Moggi, cose in cui bisognerebbe entrare per spiegare bene come sono andati i fatti, a prescindere da quello, la classifica doveva dire Juventus ultima, Inter al primo posto perché anche il Milan era stato arretrato, ma mancata assegnazione dello scudetto, non assegnazione dello scudetto. Invece fu assegnato all'Inter con un comunicato stampa veramente abusivo, cioè abnorme, non previsto dai regolamenti. E adesso lo scopriamo, perché adesso scopriamo che se non si completa il campionato, c'è un qualsiasi cataclisma, lo scudetto non va assegnato come prima opzione, non va assegnato. Casualmente al primo posto ci sarebbe la Juve, non va assegnato, ok? Tra l'altro, trovatemi tra queste tre opzioni, tra queste tre ipotesi, una che sia favorevole alla Juventus. Adesso lo vediamo, in effetti una ci sarebbe, ma è la seconda ed è una su tre. E trovatemi quindi il favore che sarebbe in questo caso proposto ad Agnelli e quale sarebbe la preferenza per la Juventus, e dove si dovrebbe notare il fatto che Andrea Agnelli guida la Serie A come un burattinaio, visto che si è detto questo negli scorsi giorni e nelle scorse settimane. Quindi mancata assegnazione con la classifica ad oggi tolta la 25esima giornata, significa che la classifica sarebbe Juventus al primo posto con 60 punti, seguono Lazio 59, Inter 54, Atalanta 48 e vanno in Champions League. Poi Roma 42, Napoli 36, Milan, Verona e Parma 35, ci arriviamo un attimo a chi sarebbe la terza ad andare in Europa League, poi Bologna 33, Sassuolo 32, Cagliari 32, Fiorentina 29, Udinese 27, Torino 27, Sampdoria e Genoa 26, retrocesse Lecce 25, Spal 18 e Brescia 16. Chi va in Europa League?
Non si sa perché il Milan ha giocato andata e ritorno contro il Verona, ma solo una partita col Parma. Il Parma ha giocato solo l'andata sia col Milan che col Parma. Quindi se non si vanno a recuperare le partite, c'è uno squilibrio. Comunque, facendo una classifica avulsa, andrebbe il Milan, perché ha 7 punti, 3 gol fatti e 1 subito nella classifica avulsa con Verona e Parma. Quindi se si tiene conto di scontri diretti, andrebbe il Milan in Europa League. Bene, questa è la seconda ipotesi. La terza ipotesi, parliamo un attimo dei playoff. No, allora, io non credo che si arriverà, ripeto, all'ipotesi dei playoff, perché ve l'ho già detto. Se c'è spazio per giocare qualche partita, si giocano tutte le partite. Se vai a fare i playoff, tagli fuori tutta una serie di squadre che non avrebbero più ricavi da diritto TV sui playoff e non avrebbero ovviamente incassi, oltre a non poter proprio giocare. Quindi è un'ipotesi che secondo me scontenterebbe tanti troppi. Ma poi, perché? Cioè, non è mai stato assegnato uno scudetto con playoff in Italia, se ne era parlato vagamente, di cambiare, ma lo devi sapere prima, perché non è che io magari rinuncio a qualche energia in altre competizioni perché voglio, tipo la Lazio, perché voglio vincere lo scudetto, non sapendo che magari anche qualificandomi come quarto o quinto ai playoff ci vado lo stesso. E cioè, c'è uno squilibrio in questo caso, sarebbero favorite le squadre che stanno dietro, quindi l'Atalanta, l'Inter, non certo la Juve e la Lazio, voglio dire in questo caso neanche la Lazio, ma sicuramente non la Juve, sono primo perché devo fare i playoff e mi devo contendere lo scudetto con le squadre che stanno dietro. Comunque, questa ipotesi, ripeto, non ci si arriverà, però mi fa sorridere il fatto che gli interisti, che per 24-36 ore si erano completamente allontanati dal calcio italiano, molti interisti avevano completamente escluso il loro interesse ormai per il calcio. Sicuramente c'è una situazione emergenziale che va per la maggiore ed è molto più importante, ma nel dibattito calcistico si erano detti delusi, si erano ormai palesati come esclusi dalla lotta a scudetto. Invece adesso, sì, facciamo i playoff, ma facciamo subito i playoff, perché non si fanno subito i playoff? Facciamoli a porte chiuse come vuole Marotta, nei giorni che va bene a Marotta. Vabbè, queste poi sono le chiacchiere da bar o le chiacchiere da social, ma ripeto, secondo me a queste ipotesi assolutamente non ci si arriverà. Sono abbastanza convinto invece che se ci sarà la finestra, lo spazio, il tempo opportuno, si andrà a completare i campionati. Però siamo ancora in tempo per parlare di calcio. Ditemi la vostra nei commenti, cosa pensate di queste quattro ipotesi, quale effettivamente troverà attuazione e quale preferireste, a prescindere dalla vostra fede calcistica, perché io i playoff li escluderei anche se la Juve fosse sesta e rientrasse a fare i playoff scudetto da sesta, perché non esiste che ci fanno regali. E quindi grazie per la vostra attenzione e il dibattito qui sotto. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!